Fermare un treno in corsa a mani nude o quasi è sempre impresa difficile. La Dieseltecnica Pallacanestro Trinità ha provato ad arrestare la marcia del Newcastle Basket, restando per più di tre quarti e mezzo a contatto con la capolista della AC Silver, che però con due minuti e mezzo di grande lucidità nella parte conclusiva del quarto periodo ha imposto la propria superiorità, vincendo alla Palazzingaro 77-69. E dire che i biancazzurri, allenati da Giuseppe Ferrara, avevano iniziato davvero con le marce altissime, portandosi anche sul più 14 nel primo quarto, 21-10, e poi l'epilogo al primo intervallo. Poco a poco la formazione nata da Piero Falcombello ha contenuto gli attacchi, soprattutto sul perimetro dei biancazzurri, trovando grandi numeri da Riccio, che è stato il miglior realizzatore con 23 punti. Ottima, nonostante una condizione fisica non eccezionale, la prova di Linton Johnson, l'uomo più atteso questa sera al Palazzingaro, che è stato risolutivo in alcuni momenti del quarto periodo, in cui però Caselta ha cercato di sfruttare di fatto le difficoltà in difesa di Trinità, che era riuscita a rientrare una prima volta dopo essere stata sotto di 5 punti, ma che non ha potuto nulla quando ha speso il bonus, ha concesso liberi. E poi gli attacchi in contropiede portati da Riccio in particolar modo, ma anche dai suoi compagni, hanno risolto il match in favore della squadra della terra di lavoro, che si conferma al comando con 16 punti in classifica, 2 in più del Forio Basket. Per Trinità la possibilità a questo punto di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte consecutive, 5 nelle ultime 6 gare, può arrivare domenica prossima in casa del Basket Venafro, penultimo in classifica. La squadra di casa è la squadra attrezzata con individualità importanti e anche con un tasso tecnico di tutto rispetto. Io sono venuto qui con un certo timore, infatti il mio timore era giustificato. Ci sono voluti qualche ceffone ben assestato per farci cominciare a giocare. È stata durissima, ma sono molto contento per la vittoria, perché è contro un ottimo avversario. Complimenti a loro, perché ha cominciato a giocare benissimo. Quando c'è una squadra con un giocatore come me, con grande esperienza, devi rimanere calmo e devi cominciare ogni azione aggressivo. Ho visto che questa squadra ha cominciato molto aggressivo in attacco, però difesa fa differenza per vincere. E se loro capiscono questo, io penso che questa società ha un bel futuro. Purtroppo è andata di nuovo male, ma non sono questi, diciamo, i punti dove dobbiamo piangerci addosso. Sono state le sconfitte di Nocera e Saviano, che era più lì che dovevamo fare punti. Oggi era difficile, però secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo tenuto a testa una squadra che diciamo è la favorita per la vittoria finale, quindi siamo stati contenti, ma c'è il rammarico di non aver portato a casa i due punti per piccolezze, per dettagli, secondo me.